un momento bellissimo. Guardate, guardate quanto sono belli. È un'orchestra della scuola Don Milani. Adesso siamo qui perché è stato inaugurato il campetto, un luogo dove praticamente era abbandonato, e con i fondi del comune, quindi con i fondi dei cittadini torresi, noi abbiamo dato alle varie scuole, i quali ognuno ha realizzato qualcosa. E quindi noi stasera siamo qui alla Don Milani con il preside Palomba, Raffaele Palomba, e stiamo vivendo un momento per darci gli auguri, un momento emozionante per il sindaco, per tutti quanti noi, perché è una gioia, ragazzi, è una gioia. Auguri, buon Natale a tutti quanti! Auguri, buon Natale a tutti! Buon anno! Buon anno! Auguri! 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 Scendiamo giù al campo, così facciamo vedere anche il campo che l'ho visto. Serata di festa all'Istituto Don Lorenzo Milani di Torre del Greco a via Campi Flegrei, dove è stato inaugurato il nuovo campo polivalente all'esterno dell'istituto. Festeggiamo insieme ai ragazzi, ai docenti e dirigenti scolastici il recupero di questo spazio esterno. È soltanto, diciamo, un primo importante passo. Già il prossimo 20 dicembre saremo all'Istituto Angioletti per l'inaugurazione del planetario. Attendiamo anche altre importanti inaugurazioni, penso al recupero già avvenuto degli spazi esterni alla Nazario Sauro, alla pista di pattinaggio che deve essere realizzata entro fine anno sempre alla Nazario Sauro, un nuovo campetto polivalente alla Falcone Scalda. Davvero, diciamo, tante iniziative fatte con la scuola, fatte insieme ai nostri ragazzi, grazie soprattutto alla collaborazione dei dirigenti scolastici. L'importanza dello sport per i giovani di oggi. L'importante dello sport e degli spazi aggregativi soprattutto, l'importante dare, diciamo, delle opportunità ai ragazzi, diciamo, le scuole da questo punto di vista collaborano perché le apriamo al territorio, quindi nel momento in cui le apriamo al territorio le apriamo alle città, quindi i ragazzi avranno modo sicuramente di poterle vivere queste strutture. Questo è il risultato che io a cui tengo veramente tanto. Era settembre 2020, venimmo a fare un sopralluogo con l'assessore, con il vice sindaco Enrico Pensati, e il preside quasi per sfida ci mostrò quest'area abbandonata dove poteva, diciamo, sorgere un campetto polifunzionale, ma all'epoca era abbandonata. Lì io mi presi, diciamo, come questa sfida, e gli dissi appunto di portarla avanti con forza. In quello stesso anno mettemmo insieme una voce, appostammo una voce in bilancio congrua per la realizzazione del campetto. Abbiamo regalato alla città un posto, un campetto polifunzionale, soprattutto in una città come la nostra, che vede proprio nella mancanza degli spazi aggregativi un punto dolente. Soddisfazione del dirigente scolastico Raffaele Palomba sul nuovo sistema di istruzione delle varie materie. Il comune di Torre del Greco ci è stato sempre vicino nella realizzazione del campo e anche di questo progetto DADA, che è stato finanziato in parte dal comune e in parte con i finanziamenti dello Stato che abbiamo avuto nel periodo del Covid. È una scuola che è proiettata al futuro, questa, perché abbiamo superato il vecchio paradigma del docente con gli alunni seduti per 6 ore nei banchi. Invece adesso sono gli alunni che vanno verso il sapere, quindi fanno 2 ore di italiano nell'aula Dante, che è una full immersion, perché l'aula poi è attrezzata e decorata, quindi ci sono libri di italiano, immagini di scrittori, poeti famosi, eccetera. 2 ore nell'aula di inglese è uguale. E poi abbiamo il campetto, che è veramente un fiore all'occhiello, l'avete potuto vedere, e lì è un campetto che contiamo di utilizzare non solo per lo sport ma anche per attività aperte al territorio, tipo un cineforum d'estate o quant'altro. Siamo orgogliosi che il plesso di Campi Flegrei, di una scuola di Torre del Greco, ma soprattutto del territorio dove io vivo e risiedo, è il primo istituto che adotta sperimentalmente questo sistema. Cambia il metodo di frequenza delle aule. Una volta l'insegnante raggiungeva gli alunni, con questo metodo già sperimentato in altre regioni d'Italia, e ripeto e sottolineo, in Campania è la prima scuola che adotta questo sistema, gli alunni raggiungeranno l'aula
didattica appropriata della materia che devono espletare in quella giornata e in quell'ora. Grazie a nome delle famiglie, grazie a nome dei ragazzi, grazie a nome della città. Non sono mancati momenti musicali di divertimento.